Ari, eccomi! Ciao! Ciao, 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 ciao! Allora, partiamo subito con questo video, quest'altro video, con un po' di acquistini Shein. E ne ho raggruppati un po', così vi faccio un video bello pieno, bello ricco. Allora, partiamo con ciò che riguarda la sezione beauty. Ho acquistato questo rossetto matte, questo è il brand She Glam, che Wish come beauty, come diciamo cosmesi, ha questa marca. Io ho visto in un video spacchettamento di una ragazza e sembrano veramente ottimi trucchi. Diciamo che è molto bello, pesante, non è solita plasticaccia, e già questo mi ha molto 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 sorpreso. Cioè, il rossetto veramente vi assicuro che pesa. Il suo colore è questo, scusate, al contrario, il 303 Night Out, colore della notte, si presenta così. È bello perché si apre a calamita e il colore è questo. È un bel bordeaux che io oggi l'ho provato sulla mano, ce l'ho ancora su, nonostante tutto io abbia lavato i piatti. Vi faccio vedere, è questo bel bordeaux. È più scuro, di come lo vedete, molto più scuro. Guardate che bello. C'è anche la marca sul rossetto, matta, perché io non riesco a tenere sulle labbra i rossetti gloss. E questo, guardate che bello. E lo useremo. È un bel, ecco, un bel prugna. Adesso qua è molto chiaro, però è un bel prugna. Poi ho acquistato delle ciglia finte, si presentano, vi arrivano così col suo sacchettino, il suo spazzolino. Ah, il rossetto matte l'ho pagato in offerta. L'ho pagato 2,40 euro. Queste le ho pagate, se non erro, 1,50 euro, ma mi sono piaciute veramente tanto perché sono veramente fini. Non sono quelle classiche ciglia, come posso dire, non mi piace, naturali. Non le ho mai usate le ciglia finte. Nonostante tutto, ne ho acquistate un bel po'. Sono, presumo, si attaccano, sono adesive e sono veramente molto molto naturali. E vi arrivano col suo spazzolino. Ok. Il suo bel sacchettino. Queste qua le ho pagate, non so se ve l'ho, forse ve l'ho già detto, presumo sull'1,50 euro. Comunque ce ne sono tanti modelli, per chi le vuole magari più piene, ce ne sono diversi modelli di queste ciglia qua. Ok, poi ho acquistato un pennello per stendere il correttore. Per le nostre belle borse sotto agli occhi. Andiamo un attimino a camuffarle. Ovviamente è così.
molto morbido. Morbido però nello stesso tempo robusto. Bello liscio, morbido, però bello robusto, bello pieno. Questo qua io vi dico su per giù i prezzi che mi ricordo, comunque non più di 1,50 euro. Questo poi, per quanto riguarda il beauty, ho preso le bombette per poter riporre le spugnettine del trucco. Ce la farò, ce la faccio, ce la faccio, ce la devo fare anche abbastanza veloce perché ho paura che la memoria mi abbandona. Praticamente sono due di questi ovettini, ve ne tiro fuori solo uno, fatto così. E qui ci andiamo praticamente a riporre non le uova, della gallina. Ho già preparato questo qua che l'ho già usato, la nostra SpongeBob, così non andiamo, voilà, a macchiare niente. Mettiamo sulla nostra postazione beauty ed è un'idea molto molto carina. Oh, guardate, è lo stesso colore. Ok, adesso passiamo a un po' di acquistini carini carini di bigiotteria. Ho preso un po' di roba. Allora, iniziamo con questo. Più che altro ho preso bracciali. A sto giro mi sono presa un po' di braccialetti per le nostre serate, magari diciamo, metto di qua, vi faccio vedere. Praticamente questo viene così, è messo così. Aiuto. Ce la faccio, arrivo. Ecco. Così. Molto bello. Questo qua. Poi oddio, non rimarrà così bello lucido, eh? Ho paura che col tempo purtroppo credo che diventerà nero, però basta avere magari un po' di accortezze, evitare di bagnarli con l'acqua. Poi ho acquistato questo. Prezzi non me li ricordo, comunque vanno da l'euro 50 ai 2 euro, 3 euro, sempre così. Questo sempre, eccolo, bellissimo, mi piace tanto. È abbastanza lunga la catenella per poterlo agganciare. Io le manine piccoline. Ok, facciamo così, così evito di mettiamolo così, così evito di sprecare troppo tempo perché ho paura che la memoria, come al solito, mi abbandona. Purtroppo, ecco, infatti è questo qui. Uno purtroppo mi è arrivato difettato ed era proprio uno di quelli che mi piaceva tanto. Purtroppo che è questo qui, che anche questo qui doveva andare anello bracciale,
però purtroppo non è non c'è l'aggancio per far l'anello. Lo porterò, magari lo aggancerò qui e lo terrò a bracciale. Cosa devo fare? Peccato perché questo qui doveva essere veramente bello su. Doveva essere così col braccialettino. Pazienza. Però non sto a fare il reso perché ci sono, a parte che con Shein ci sono certe cose che non le puoi neanche rendere. Insomma, se le trovi difettate te le devi tenere. Questa è una di quelle cose che di Shein non mi piace. E non mi piace neanche il fatto che se vuoi fare un reso di un prodotto che, come posso dire, ti arriva rotto. Che difettato, tu praticamente lo devi rispedire un'altra volta. Ti devi occupare tu di rispedirlo, cioè devi spendere soldi per rispedirlo. Non esiste. Invece con AliExpress, boh, è rotto, te lo rimborsano e basta. Invece Shein, glielo devi rimandare indietro. Io non sto a spendere soldi, insomma. Per rimandare indietro un prodotto da 1,50 euro mi sembra proprio una cosa assurda. Questo qui la stessa cosa. Ho preso quasi tutti così. Questo è così. Fatto così. Che poi, vabbè, adesso non ve lo sto a sganciare, comunque è sempre lo stesso, si va così. Ok, poi acquistato questo che come bracciale dovrebbe essere l'ultimo. Wow, meno male che non mi è arrivato questo rotto perché sennò veramente piangevo in tutte le lingue. Io essendo amante delle tigri, guardate che meraviglia, questa solita cosa, poi si aggancia a bracciale, adesso io per non perdere troppo tempo, no? Insomma si aggancia a bracciale. Questo qua lo amo, per chi mi conosce sa che io amo gli animalieri, cioè io amo le tigri. Potessi crescermene uno in casa lo farei, ma purtroppo non si può. Allora mi accontento dei miei due tigrotti, i miei due gattini. Ok, adesso passiamo a qualche anellino carino che ho preso. Ops, vado a sbattere contro la fotocamera perché ce l'ho a un palmo proprio dalle mani. Ed è questo. Che questo qua praticamente è così. No. Scusate, sto litigando con l'anello. Praticamente questo qua è così. Poi comunque noi ce lo possiamo regolare come vogliamo e ce lo possiamo mettere come vogliamo, possiamo anche fare una cosa così. Molto particolare. Mettiamo sulle dita che vogliamo perché comunque sono regolabili. Non so se si vede. Purtroppo no, la messa a fuoco è orrenda. Questo. Ok. Poi, stato questo set di anelli. Ok,
è piaciuto tanto per questo qua. Piaciuto proprio tantissimo. Vediamo un po'. Guardate che bello. Anche qui sono tutti comunque regolabili, eh? Scusate, mi si è intorcigliato tutto. Ops, sto litigando con l'anello. Stasera litigo con gli anelli, niente, non c'è niente da fare. Litigo con gli anelli. Come posso farvelo vedere? Aiuto! Mi sto imbrogliando con gli anelli. Eccolo. Così praticamente qua abbiamo una farfallina come pendaglio. Qui abbiamo un ciondolino. Poi io li indosso tutti. Ecco, questo è il set, molto bello questo qua, molto fine, tutti regolabili come potete vedere, e fanno la sua bella scena, direi proprio di sì, fanno proprio una bella scena. Ok, scusatemi ragazze se inizialmente ho litigato con l'anello a catenina, però come voi sapete nelle mie dirette deve sempre comunque succedere qualcosa, perché se non succede qualcosa non sarebbe il video di Barbie Passion Nails che si contraddistinguono proprio per le cose che succedono di questo tipo. Poi passiamo a quest'altro set, sperando di farcela prima di dell'una, dato che sono, dato che è mezzanotte e 20. Qua c'è quest'altro set composto sempre il nostro bel anello a catena. Questo è fatto così. Ecco così. Sono sempre comunque regolabili. Poi mettiamolo qua. Ecco, questo è l'altro set. Ok. Andiamo avanti con l'ultimo. Che sono praticamente questi, si mettono uno per dito, sempre regolabili, come potete vedere. Abbiamo il sole, qui abbiamo una specie di fiorellino, qui abbiamo la luna. Il pianeta, eccoli qua, molto carini, molto carini. Ok, bellezze. Adesso direi di passare ai prodottini che tanto amiamo. Prodottini, passiamo
Nails. Ok. Dunque, partiamo subito con, vediamo queste polveri, questo set di polveri composte da 6 polveri, 6 barattolini di polveri. Le ho pagate attorno ai 3 euro, credo. E abbiamo questa. Guardate che meraviglia. Praticamente abbiamo un po' di tutto. Un po' di polvere fine. Molto luminosi. Col blu. Bello, abbiamo questo. Dal vivo sono molto più belle. Una cosa, le tiriamo fuori tutte, facciamo prima. Eccole qua. Poi abbiamo questa. Questa qua sul rosa, rosa fucsia, rosa fucsia e silver. Questa sul rosso e sul blu, molto bella. Questa un'altra sul rosa. Questa bello perché sono comunque anche abbastanza pieni e i barattoli non sono, come potete vedere, mezzi vuoti. Come mi è capitato spesso di riceverli. Sono proprio belli, belli pieni. Infine, questo qua che è multicolor. Sono dentro un bel po' di colorini. Ok, e questo set. Poi rimanendo in tema polveri, ho preso questa, pagata 50 centesimi, questa qua, che sono tutti dei fili, dei filetti piccoli piccoli. Come potete vedere. Filettini fanno diversi colori, dal viola al turchese. Poi con le polveri direi che siamo a posto. Meglio che la chiudo bene, se no. Ok, allora, ok, con le polveri direi che ci siamo. Adesso andiamo a un po' di attrezzi. Ho preso questo set di lime da borsa perché le voglio mettere in borsa. Classiche lime, praticamente quelle di una volta, no? Prima che quelle che usavano le nostre nonne. Classiche lime. Una grana cioè fine. Non è molto abrasiva, giusto per limare le unghie naturali. Questa
Questo è un set da 5, l'ho pagato insomma non più di 1,50 euro. Io più che altro l'ho preso da metterne una in borsetta. Ecco qua. Ho acquistato, passiamo sempre rimanendo in tema dei tagliaunghie, che questi qua sinceramente me li aspettavo un pochettino più grandi, non pensavo che erano. Aiuto, non riesco a aprirli, che ce n'è, però sono belli belli pesantini, eh? Bello pesante, non è. Aiuto, allora facciamo una cosa. Diciamo una cosa, perché io non riesco ad aprirla. Quindi tagliamo giù tutto. Ecco qua. Porca miseria, caspita. Non sono mica quelli leggeri, sono belli belli pesantini, non sono a mo' di giocattolino. Mi è piaciuto perché ce n'è uno praticamente, vedete com'è fatto. Uno per fare i laterali, andare a tagliare magari i laterali anche dei piedi. Fatto così. Se mi avvicino, la messa a fuoco è tremenda. Ok. E uno classico, perché il mio ormai mi è partito, ormai non taglia più niente. Questo classico normale. Poi io qua gli metterò una catenella e li aggancerò insieme tutti e due per non perderli. Ed ecco qua, tagliaunghie. Ok, sta a posto. Poi. Ho acquistato questi che li ho visti, tra l'altro, in uno spacchettamento di una ragazza e direi che mi sono piaciuti. Questi qua sarebbero per le ciglia, per il microblending. Praticamente allora, sono innanzitutto dovrebbero essere un centinaio. Io però li ho pensati per le unghie, anche perché questa ragazza ha avuto la mia stessa idea. Praticamente sono dei bastoncini di semplice plastica, però in fondo hanno tipo sono come una specie di cotton fioc e io ho pensato di usarlo per andare a pulire quando magari ci andiamo a sporcare col semipermanente, vedete, il giro cuticole per andare proprio a pulire bene attorno o sotto l'unghia, se magari va. Perché io li ho acquistati su Ali, dei de cosi del genere, però in legno. Ma in fondo hanno tipo questo, anche loro questo qua. Però come vai per pulirlo si sfalda tutto, ti rimane tutto appiccicato. Quindi questi qua mi sembrano un pochettino più, diciamo, un po' più robusti. Vedremo un attimo. Li testeremo. Poi in un video recensioni vi farò sapere. E questi qua li ho pagati, non mi ricordo. Non mi ricordo, ragazzi, purtroppo questi non me li ricordo proprio. Poi ho preso dei foil della Full Beauty, brand che vende anche Ali. Vediamo questi.
Molto carini. Questi qua li ho pagati 1 euro. Questi qua su Ali, soprattutto quelli della Full Beauty, costano. Invece questi qua 1 euro. Devo dire che su Shein si risparmia proprio parecchio. Poi vabbè, i tempi di consegna sono super veloci proprio. E con Shein puoi stare tranquillo che ti arriva tutto, perché il pacco comunque lo devi firmare. Invece qua i postini sugli acquisti di Ali li lasciano sopra la casella della posta se non ti trovano in casa. Questo qua. Tutti un po' a tema love. Questo. Che carino. Questo qua. Infine questo. Ok, poi ho acquistato una piastra per lo stamping. L'ho pagata attorno all'euro, 1 euro. A tema serpentelli, perché poi dopo vi dirò anche il perché. Magari la giro dalla parte giusta. Allora, praticamente il tema serpenti, pelle di serpente, fatta così, molto bella questa. Questo qua. Anche questo, Kiss Me, Love, bella questa, Luna. Questa piastra per lo stamping. Poi ho acquistato degli adesivi, qualche adesivo. Arrivo, così ve li mostro tutti insieme. Allora, ho acquistato questo che è un set da due. L'ho pagato attorno all'euro, l'euro 50, e sono un set da due foglie. Scusate che cambio posizione con le gambe. Allora, uno è questo, poi io adoro questi qua con diciamo le righe, e questo un po' autunnale, tema autunnale, molto molto belli. Ok, poi ho acquistato quest'altro set, non mi ricordo se questo qua è da 2 o da 3, vediamo subito. Mi sembra che anche lui è da due. Che belli con gli orsacchiotti, che la sveglia. Cuoricino. Oddio. Cos'è? Ah no, l'anello. Pensavo che era Babbo Natale. Tema amore, con l'amore. Questo. E questo, un pochettino più. Sbarazzino questo. Belli belli belli. Adoro Shein. Ora passiamo un po' di decorazioni. Ah no, ce n'ho ancora, scusate, un paio di cose che riguardano
praticamente ho preso, riguardano diciamo adesivi, ho preso un altro set di quei fogli questi sono altri colori perché ne ho comprati, se voi avete visto i miei video in passato ho già comprato questi fogliettini delicatissimi, però non c'erano di altri colori. Qui c'è con il verde, sono questi fogliettini che si rompono solo a guardarli. Ecco, imbatti. Abbiamo vari colori, abbiamo l'oro, abbiamo rosa, fucsia. Insomma, ce ne sono svariati. Adesso, per non perdere troppo tempo, li faccio vedere così molto veloce. Poi mi è piaciuto questo perché c'è anche il nero. Io un nero non ce l'avevo, un nero blu. Questo qua l'ho pagato 1,50 euro, dovrebbero esserci, non so se 8-9 fogli. Vedete? Ok, questi sono molto delicati, però fanno un effetto. E questi qua si possono, un'idea che vi posso dare, si possono anche magari spezzettare dentro un top coat, ad esempio, no? E fare, sapete, quel top coat, con i pezzettini, che fra l'altro io ce l'ho. Li ho acquistati della Beauty Lux, però questo lo tengo per un prossimo video a tema. Vi devo mostrare un bel po' di idee new per le nostre unghie artistiche. Allora, questi qua sono particolari, questi adesivi, perché al buio, se prendono diciamo i raggi UV, al buio brillano, cioè si deve, sono neon praticamente. Questi qua sono neon, quando vengono a contatto con i raggi UV poi si dovrebbero illuminare. A tema butterfly, le nostre farfalle. Ok, adesso ci siamo. Adesso partiamo con un po' di decorazioni. Dunque. Allora, ho preso questi fiorellini neon. Si dovrebbero illuminare poi al buio. Molto fluo, sono bellissimi. Fluo, fiorellini. Ok, ho preso questi che sono dei cuoricini. Non so se si riescono a vedere. Ecco, forse così. Comunque sono un mix di cuoricini. Ok. Poi ho preso queste decorazioni simpaticissime. Voi direte: ma tu sei matta a metterti sulle unghie questi qua? Eppure le metto perché sono veramente, veramente simpatici. Adesso vi faccio vedere. Buttiamo via. Allora, guardate. Allora, senza fare, se ve lo riesco ad aprire, se no, niente, faccio fatica. Non riesco. Allora, abbiamo le carotine. Questi qua che sono, non so, boh, fragoline, le ciliegie. E banane, le fragoline, gelatini e guardate che roba, le uova. No, sono deliziosi.
Quando farò le unghie con questi a tema così, ve le faccio vedere. Poi ho preso questi bellissimi orsacchiottini. Orsacchiotti, Love Me, neanche tanto spessi. Non sono spessissimi, sono su per giù come la farfalla. Questi qua, gli orsacchiottini. Poi ho preso ciliegine, però le ho prese così. Anche loro non sono tanto spesse. Eccole qua. Molto carine. Poi ho preso questo set, questo l'ho pagato 3 euro, questo me lo ricordo. Però ne vale la pena, che sono veramente molto belli. Vediamo se riesco ad aprirli. Ok. Praticamente, anzi, prendiamone uno a tema. Praticamente sono questo lo spessore. Molto 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 bella. Adesso non sta super con le unghie, super lucide, subito super scivolose, però l'effetto praticamente è questo. Ecco, niente, non sta su, non sta su. Vi assicuro che hanno una luce pazzesca, bellissimi. Ok, chiudiamoli bene, sennò se li acchiappano sotto i miei gatti. I miei gatti sono attratti dalla mia postazione unghie con tutte queste cose sopra. Sono molto attratti. Poi ho acquistato questi fiori, dovrebbero essere in plastica. Questi qua sono in plastica, molto carini. Così, vediamo se riusciamo. Prenderne uno, ve lo faccio vedere sulle unghie. No, l'ho messo al contrario. Eccolo qua. Vabbè, qua non rende tanto perché c'è. Dove ve lo posso far vedere? Qua. Eccolo qua. Comunque sono così. Ho questi fiorellini. Scusate, vado fuori camera. Sono molto luminosi. Sono molto molto luminosi. Ho preso questi e ho preso questi qua. Questi qua. Anche questi molto belli. Molto molto carini anche questi. Poi qua al centro possiamo anche mettergli un bel brillantino qui al centro.
Eccoli qua. Questi qua li ho pagati attorno all'euro, sia questi che gli altri. L'ho pagati attorno all'euro. Ce ne sono 10. Di solito queste confezioni sono sempre da 10 decorazioni. Ok, andiamo avanti. E passiamo a quello che vi dicevo, che ho preso lo stamping perché ho acquistato queste due sciccherie. Allora, prima vi faccio vedere questa, che purtroppo è stupenda. Vedete questo serpentello? È stupendo, però è molto grande. Molto, molto grande. Infatti non so. Per dire sul pollice, che io il pollice è l'unghia più grande, tende un po' a essere un po' grandino, esce la testa, però con una lunghezza, perché adesso ho fatto una lunghezza media, però posso fare anche quella più grande, più a, diciamo, lunghezza, però pensavo fosse un pochettino più piccolo io, però è bellissimo, ve l'assicuro.